Cria da Marè. Esatto. Anna Macri, insomma, autrice di questo bellissimo spettacolo. Raccontici un po' com'è nata l'idea di scrivere questo pezzo e poi di proporlo a tutti i tuoi amici. Allora, io faccio attivismo da 7 anni, ho scritto anche un libro sulla violenza di genere e mi stavo occupando di uno studio sulla violenza di genere in tutto il mondo. Mi sono imbattuta in Marielle, che mi ha conquistata per il suo coraggio, anche perché era una donna nera, lesbica, e era una ragazza madre ed era attivista ed è stata una delle più votate a Rio de Janeiro e diventata consigliera di Rio de Janeiro in un paese così discriminatorio, così discriminante, e quindi si batteva per i diritti delle minoranze e mi ha conquistata per il suo coraggio, la sua forza. Poi io ho scoperto che era stata uccisa il 14 marzo, non lo so, mi è entrata nel cuore, come credo sia stato per moltissime donne che come me ancora piangono la sua morte. Rabbia, dolore, ho preso un foglio, ho cominciato a scrivere. Ho incontrato poi Demetrio ed Emi. Ci conosceremo da qui a poco. Esattamente, quindi tutte e tre ci siamo messi su questo testo e abbiamo creato uno spettacolo teatrale che ha superato le nostre aspettative, in effetti sì. Poi Chiara l'ha voluto, si è entusiasmata, Chiara Giordano si è così entusiasmata per questo progetto che l'ha voluto all'interno di Armonia ed Arte Festival e siamo riusciti grazie a Lindara Nobrecosta che si occupa, è brasiliana, vive qui a Cosenza e si occupa di accoglienza verso i brasiliani che vengono nel nostro paese e siamo riusciti ad avere la compagna di Marielle, nonché attivista anche lei che porta avanti la lotta di Marielle a Rio de Janeiro, Monica Teresa Benicio, che è qui con noi già da ieri, e per me abbracciarla è stata come abbracciare Marielle stessa. Anna, parli con amore, con passione, e l'avrei scritto sicuramente con amore e con passione, però puoi trasmettere la passione, l'amore di questa bellissima storia di queste due ragazze lesbiche, no? Insomma, come hai riuscito a inquadrare gli attori, a metterli poi, a far capire cosa volevi, è quello che vedremo da qui a poco. Beh, io devo dire che sono stata molto molto fortunata perché comunque non è soltanto la storia d'amore tra queste due bellissime donne, questo amore così grande che io onestamente non incontravo da tanto tempo, ma si parla anche di diritti sull'omosessualità, contro la violenza di genere, per i diritti dei minori, i diritti delle etnie, di diversa etnia, cioè i neri, perché si sa benissimo che in Brasile dal 2010 c'è una pulizia silenziosa etnica, non è soltanto questo, cioè soltanto l'amore. Io sono stata fortunata perché quello che avevo dentro, incontrando Demetrio ed Emi, sono riusciti a comprendere quel marasma emozionale che uno scrittore ha quando mette su le parole e poi deve metterlo in scena, e anche a livello musicale, quindi diciamo che non è tutto complesso, sembra facile, ma io ho visto le prove, già le prove mi hanno emozionato. Penso che lo spettacolo sarà altrettanto bello. Io me lo auguro, anche perché sennò mi ammazzano, perché li ho fatti anche lavorare d'estate, però loro sono stati fantastici. In realtà stiamo dimostrando attraverso questo spettacolo la teoria dell'Ubuntu. Eu sou porque no somos, nessuno di noi è da solo, ognuno di noi crea insieme agli altri, cioè noi esistiamo e riusciamo a portare la bellezza nel mondo grazie agli altri, quindi io da sola non sarei andata da nessuna parte senza avere loro due, che hanno tirato fuori da me tutto quello che avevo dentro, lo hanno reso immagine e musica, e inoltre abbiamo il supporto di musicisti meravigliosi come Marinella Rodà, che ha creato addirittura una canzone inedita sulle donne, perché in Calabria si parla poco di donne, e quindi Marinella ha fatto questa bellissima canzone che portiamo in scena. Poi c'è Peppe Spanò che è alle percussioni, Giuseppe Manti che è al contrabbasso, Alessandro Calcaramo che suona la chitarra. Sono musicisti eccezionali, hanno creato addirittura un nome di gruppo solo per questo spettacolo, che è Calabossa, e abbiamo unito
musiche brasiliane e musiche calabresi, in una sorellanza tra Calabria e Brasile che faccia anche da scudo, involontariamente questo è successo, è diventato anche un forte no al razzismo che, ahimè, stiamo vedendo rinverdire con questo nuovo governo. È bello intervistarti perché tu parli con l'amore proprio dentro, con questi occhi che trasmettono proprio qualcosa, no? Si vede che ti appassiona, ti è piaciuta la storia. È un argomento molto delicato in questo periodo, è un argomento ancora difficile in Calabria. Esatto. Proporlo per la prima volta in anteprima in Calabria, questo bellissimo spettacolo, è un'apertura a queste frontiere. Ma certo, nel nostro testo abbiamo usato la simbologia del 5, il 5 che è tra le tante cose, perché amo molto parlare per simboli, è un simbolo molto forte, che è il numero 5, è della evoluzione in verticale. Cioè ascendere ad un'evoluzione che unisca più culture formandone una sola universale, in maniera tale che non ci siano più frontiere. In fondo io, se mi metto a camminare adesso senza mai fermarmi, io non noto le linee sulla cartina che esistono invece sulle cartine geografiche. Passo da un paese all'altro e incontro fratelli. In effetti la razza non esiste. La Calabria deve imparare ad accogliere e a unire. Diciamo nessuno che siamo di sulla noi... via della crescita. Io non ce la vedo ancora. Non ce la vedo perché comunque sia anche in Calabria noi parliamo soprattutto di violenza di genere, quindi violenza contro le donne. Se la nostra terra, e non parlo solo della Calabria, è tutta l'Italia, ma di tutte le parti del mondo, e se la nostra non riusciamo a scardinare determinate sovrastrutture sociali e culturali, persino il linguaggio, noi è accettare che siamo tutte persone libere e che le donne hanno gli stessi diritti degli uomini e gli stessi doveri, e non c'è un dialogo virtuoso e un'unione, come possiamo accogliere coloro che non appartengono ad un'altra cultura, con altre usanze, altre tradizioni? Dobbiamo anche uscire un po' fuori da queste tradizioni, o meglio mescolarle, formandone qualcosa di un'evoluzione, appunto, in verticale. Questa è un'apertura. Questo sì, questa è una grande apertura. In fondo abbiamo unito per la prima volta in assoluto dalla morte di Marielle, e il primo testo, il primo spettacolo su di lei, e unendo Calabria e Brasile. Bellissimo questo. Sì. Questo dà un segnale forte, io spero che dia un segnale forte, perché io sono sempre fiduciosa nella crescita. Andiamo sulla parte tecnica. Sì. Quanto tempo ci è voluto per scrivere questo, diciamo, il soggetto proprio? Allora, qui lo dico, però non devono sentire i miei colleghi, mi uccidono, sì. Perché io ho cominciato a scrivere, diciamo, aprile, sul serio, ma questo racconto, il testo vero e proprio l'abbiamo cambiato praticamente 5, 6, 7 volte, perché mi si alzava una mattina e cominciava a dire, no, senti, questa cosa dobbiamo fare... Ok, quindi 7 volte il però testo. Però vi trovate d'accordo? Sì, c'era poi l'accordo finale? No, ma siamo complementari, come Monica e Maria. Quante volte avete litigato? Mai. Però avete discusso? Nemmeno. Insomma, eravate sempre sulla stessa linea. Sì, no, perché comunque quando era alterata lei io la guardavo e dicevo, ah, e quindi si placava. Quando era alterata io era calma lei, quindi non abbiamo mai fatto una vera litigata, forse da domani. Okay, no, sicuramente no, perché sicuramente sarà bellissima e affascinante questo spettacolo. No, ma perché poi non mi odierà, perché l'ho costretta, cioè abbiamo lavorato veramente tantissimo, abbiamo fatto un lavoro che poteva essere fatto in 8 mesi, no? L'abbiamo fatto in 2 mesi. È stato un lavoro duro, serrato, tra le mille problematiche, però lei è stata eccezionale. Quanto è importante questo? Demetrio idem, 200, con tutto il suo lavoro ha dovuto fare anche la stessa cosa con i musicisti. Quanto è importante questo scenario bellissimo per questo tipo di teatro? Per me è tanto, perché amo questo posto, amo profondamente questo posto, è un posto magico, è ricco di storia, e comunque noi ci abbiamo già lavorato con Amy, Chiara. La location è importante. La location è fondamentale, infatti noi medesimo abbiamo... un po' tutto.
voglio dire, quale miglior posto per unire un paese dall'altra parte del mondo che comunque ha tanti punti in comune con la nostra terra, se non questo scenario meraviglioso del parco archeologico di Scalaccio. Che la Calabria è una grossa comunità brasiliana. Sì, ma infatti ce l'avremo stasera, ma è grazie alla comunità brasiliana che noi abbiamo avuto Monica qui. No, non è stato merito mio, è stato merito di Lindara e di tutta la comunità di Mariel presente di Cosenza, che si è data da fare per metterci in contatto con Monica, e lei adesso è qui e ama la nostra terra. Bellissimo, complimenti, vi seguirò e in bocca al lupo. Si dice, vabbè, non si può dire in televisione, va bene uguale, in bocca al lupo.